Wii, brutto pezzo di camperista, come stai? Benvenuto o bentornato sul mio canale Vivere in Camper, ma chi te lo fa fa? Statene a casa! Come vedi, oggi ho messo il bel grandangolone, si vede? Per entrare in Morgenstein e fare una recensione di alcuni nuovi prodotti che ho installato sul nuovo furgone, il mio VW T4, sincro, 6 marce. Tanta roba. In particolare ti voglio parlare del MaxFun Deluxe, che vedi qui sopra, il tendalino della Thule Omnistore. Tanta roba. Oltre a questo ti porta a fare un giro per un bellissimo campeggio dove si... Un bellissimo campeggio dove ci siamo piazzati prima della partenza per il salmone del camper. Salone, dai. Quindi mettiti bello comodo e gusta di questo videozzo. Per chi non mi conosce, il mio nome è Armando, insieme a mia moglie Mel, da 9 anni viviamo a bordo di un Volkswagen Westfalia, ovvero prima era un Westfalia, adesso è il nostro Westfalia e si chiama Morgenstein. Lavoriamo online come nomadi digitali, la mia professione è il regista, mentre mia moglie è una scrittrice. Così ci guadagniamo i soldi che servono a finanziare il nostro viaggio perpetuo. Ma buttiamoci a capofitto subito sulla descrizione della MaxFun Deluxe. È un ventilatore da tetto a 12 volt, multifunzione, ovvero funziona come ventola, come ventilatore e anche un rain shield, ovvero un cappello che lo fa lavorare anche durante le giornate di pioggia. Quando stavo lavorando all'allestimento mi è stato consigliato questo prodotto sia per la qualità del prodotto stesso, dei materiali, sia per quello che potrebbe apportare ad un mezzo piccolo come il nostro, e devo dire sono rimasto molto ma molto felice. Velocemente andiamo a vedere le caratteristiche tecniche. Ha 10 velocità di ventilazione, un consumo elettrico è a 12 volt chiaramente, che va da 0,2 amp fino a 2,3 amp, dipende appunto dalla velocità a cui si fa girare la ventola. Il flusso d'aria ammissibile è di 26 metri cubi al minuto, tanta roba. L'apertura del tetto, ci sono varie misure, va da 36x36 a 40x40. Ha un peso di 6 kg e il diametro dell'elica è di 30 cm. Bene, queste sono le parti tecniche. Adesso andiamo a spiegare un po' più nel dettaglio le particolarità di questo ventilatore. Quando il MaxFun Deluxe ha la cappotta aperta, può essere utilizzato per l'apporto di aria esterna o l'estrazione dell'aria interna. Io personalmente l'ho provato durante una bella giornata di quelle calde, calde, calde. Basta estrarre l'aria e la temperatura all'interno del tuo bel bestione bianco scenderà. Invece con la cappotta chiusa il MaxFun si trasforma in ventilatore per far circolare l'aria all'interno del veicolo. È una cosa che voglio provare anche nei mesi invernali e nelle giornate di pioggia, quando è importante cercare di tirare fuori tutto quel tasso di umidità che si crea all'interno del camper. Ma la cappotta a che serve? È stata brevettata e trattata anti-UV e impedisce alla pioggia di penetrare all'interno del veicolo anche durante la marcia, garantendo una protezione integrata contro la pioggia. Tanta roba! Il MaxFun è dotato anche di telecomando, io personalmente non lo utilizzo visto che mi è molto più comodo usare i bottoni, anche perché il nostro spazio è abbastanza ristretto. È dotato di un termostato elettronico che permette di scegliere la temperatura, quindi se io voglio 25 gradi all'interno del camperozzo, setto il termostato e quando lui vede che sale di gradi comincia a spingere la ventola e chiaramente il ventilatore cambierà modalità in maniera automatica in funzione della temperatura selezionata. Tutto chiaro, no? E di cosa è dotato il MaxFun? Di un motore a tenuta stagna, cuscinetti a sfera per una maggior durata di vita, bracci di sollevamento per la capotta, di una zanzariera interna movibile senza utensili, di un'apertura manuale ed elettrica, nonché di un telecomando, come ti ho detto poco fa. Piccolo trucchetto riguarda la zanzariera, è molto semplice toglierla, ci sono 4 punti di sgancio. Una volta tolta, io una sera vicino al Ticino, dove c'erano tante zanzare e tanti insetti, ho spento tutte le luci del camper, ho estratto l'aria a velocità massima senza la zanzariera e quindi tutti gli insetti se ne sono andati via in un battibaleno. Quante ne so! E quali sono i punti di forza del MaxFun? Beh, la copertura sicuramente, che serve a proteggere sempre l'interno del vostro camperozzo. Una potente aspirazione con 10 velocità e ventola di scarico. Il termostato. Sabato sera sì, ci sono a Parma. Figurati! Ciao! Ha un termostato per il controllo della temperatura ambiente, l'apertura con il telecomando a distanza, cioè tipo arrivo da 100 metri e apro il mio MaxFun.
figata. Fornisce oltre 900 CFM. CF che? Vuol dire cubic feet per minutes, per mantenere la pelle fresca e confortevole. Porta chiaramente aria fresca e rimuove l'aria di muffa e odori. La ventola gira anche con il coperchio chiuso in modo da far circolare l'aria. Si chiude in maniera semplice per tenere anche un aspetto di basso profilo. E adesso vediamo alla mia esperienza personale. Come ti ho detto all'inizio, sono molto, ma molto contento di avere questa ventola. Non l'avevo prima, anche perché non avevo spazio e avevo il tetto a soffietto. Sono veramente estasiato da questa ventola per diversi motivi. Noi l'abbiamo messa nella parte posteriore del nostro Volkswagen per diversi motivi. Uno è per aspirare tutti quelli che sono i fumi e i vapori della cucina che è proprio sottostante. Lo stesso discorso vale per quando facciamo la doccia. Infatti questo proprio sotto la ventola è la zona con il piatto doccia e quindi anche in quel caso può tirar fuori quella che sono i vapori dell'acqua calda e la parte di umidità. È anche vicino al letto e in alcune notti veramente molto calde, in modalità ventilatore, facevo entrare quel filo di aria fresca dall'esterno, pochi minuti l'aria si rinfrescava veramente tanto all'interno del furgone. Che dire d'altro? Soldi ben spesi. Sono molto felice. Andiamo a fare un giretto per il campeggio La Martina e poi continuiamo con la recensione del tendalino Thule Omnistore. Ci siamo fermati in un campeggio. Due full timer in un campeggio, sacrilegio, eresia, tante cazzate. Mi volevo ricollegare a un video che ha fatto Alessandro di Arcadia on the Road tempo fa, proprio sui falsi miti della van life e dei van lifer. Come se fossimo stoici e non andassimo mai in campeggio. E perché dovremmo farlo? Cioè, i campeggi sono comodi. Chiaramente ci sono degli aspetti legati magari alle spese. Dovessimo farlo tutto l'anno, tutti i giorni, forse mi converrebbe vivere in un appartamento, spenderei di meno. Ma ci sono alcune situazioni, come in questo caso, siamo tra l'altro in un bellissimo campeggio al Parco La Martina, il campeggio La Martina, è un campeggio che avevo adocchiato già nel 2019, me l'aveva consigliato il mio amico Guglielmo e ci stavo quasi per organizzare un raduno, poi è successo quello che è successo, tutti a casa, tutti chiusi dentro le proprie abitazioni o i propri camper e quindi tana per tutti, non ci si poteva più muovere e tutto è andato un po' in fumo, però mi piaceva molto il campeggio, avevano fatto dei prezzi veramente molto interessanti ed erano una location molto particolare. È uno di quei campeggi che mi piace particolarmente perché non è di quelli mordi e fuggi, arrivi, parcheggi il camper, ti attacca la colonnina e via, con le varie roulotte, i bungalow, quindi con anche persone che vivono qua tutto l'anno, quindi un ambiente un po' più familiare e poi soprattutto è in mezzo a un bellissimo bosco. Questa è la particolarità, ci sono delle bellissime passeggiate da fare qua in zona, è più o meno a 700 metri d'altezza sui monti, sulle colline tosche emiliane, quindi anche d'estate si respira una bella aria fresca e si sta veramente bene. E per questo siamo venuti qua, siccome siamo un po' in preparazione per i tre giorni deliranti che saranno alla Fiera di Parma, e in questi giorni sto ancora sistemando alcune cosine anche nell'officina di Alessandro a Morgenstein, ho optato per il campeggio semplicemente perché era un po' inutile scarrozzare mia moglie che ha delle consegne da fare di lavoro a destra e a sinistra, farla scendere dal mezzo perché noi dobbiamo lavorarci, quindi ho detto senti guarda, un bel campeggino, un bel bungalow, così per una settimana stai tranquilla anche con i cani che possono andare a farsi delle belle passeggiate senza doversi preoccupare, insomma già la vita in viaggio delle volte è abbastanza stressante, se poi aggiungi anche queste fermate per sistemare delle cose, secondariamente sai quanto gliene può fregare a mia moglie del salone del camper? Zero, è venuta nel 2019 e devo dirti che si è rotto un po' gli zebedei a stare lì
in un parcheggio sull'asfalto, insomma non era proprio il massimo. E quindi è successo in questi anni che ci siamo fermati diverse volte nel campeggio, delle volte anche solo per un trattamento di benessere. Diciamo che il campeggio diventa un po' la spa dei camperisti, dove ti tratti bene. Ad esempio, dopo 3 mesi di sosta libera in Irlanda, siamo arrivati in Scozia e avevamo proprio voglia di fermarci per 4-5 giorni e non dover pensare dove faccio l'acqua, dove vado a parcheggiare, dove se i pannelli lavorano bene, insomma tutto quello che è il mondo della vita on the road. E quindi il campeggio diventa un po' quella vacanza che ogni tanto serve anche a noi, perché sembra tanto che siamo sempre in vacanza, ma in realtà viaggiamo lavorando, quindi delle volte un po' doppia fatica. Vanno in campeggio, perché? Che c'è di male? La cosa importante da capire forse è che i full timer non hanno nessun privilegio rispetto agli altri camperisti davanti alla legge, nel senso le stesse regole che valgono per il camperista che magari utilizza il camper 2 volte all'anno valgono anche per i full timer. Cioè non è che se viviamo in camper siamo più fighi, siamo più furbi, siamo più bravi, no, abbiamo fatto una scelta di vita, ma sotto l'occhio della legge comunque siamo uguali a tutti gli altri che posseggono un camper, non c'è nessuna differenza. E delle volte questi falsi miti, perché sempre il parcheggio in libera, perché ti compri un camper se poi vai nel campeggio, ma saranno cazzi miei. Cioè non vedo perché andare a discriminare le scelte personali di ogni persona, perché magari sai, noi siamo 2 persone con i 2 cani, non abbiamo figli, quindi magari non abbiamo problemi a stare in qualche bel posto, ci piace anche a noi, figurati in libera. Ma magari chi ha un figlio, una figlia di pochi mesi, di certo non si avventura in parcheggio in libera dove non sa se poi di notte arriva la polizia, lo fanno spostare o qualsiasi altra cosa che può succedere durante la notte o durante il giorno, insomma. Quindi questi falsi miti del full timer che è più degli altri, no, è lo stesso, cioè non cambia niente, semplicemente gli altri non hanno deciso di vivere una vita a tempo pieno su un camper, punto. Però sono liberissimi di utilizzarlo nelle aree sosta, che anche noi abbiamo utilizzato diverse volte, perché non sempre si riesce a trovare il posto giusto o dei campeggi, anche perché devo dirti tante volte è molto più facile andare in un campeggio in un'area sosta piuttosto che andare a impelagarsi e andare a cercare il posticino. Spendi meno gasolio, meno energie, e molte volte è successo anche di arrivare magari nel posto, c'era la sbarra che non avevo visto, quindi dovevo ritornare indietro, oppure comunque il posto non era così idilliaco come me lo immaginavo. Quindi tante volte si ripiega su queste soluzioni, non c'è
niente di male. Come ho detto prima, non ce lo potremmo permettere tutti i giorni dell'anno, perché sennò diventerebbe veramente molto più costoso che affittare un appartamento. La seconda recensione riguarda il tendalino a tetto della Thule Omnistore. Prima di questo non avevamo un reale tendalino. Come vedi, comunque c'è ancora la vecchia canalina che funziona anche da grondaia, in cui infilavo il telo e con tre paletti tipo tenda canadese mettevo sulla tenda, oppure con le corde l'agganciavo magari a degli alberi. Questo tendalino sicuramente è molto più semplice da utilizzare e in un minuto è pronto. Il mio modello è quello da 2,60 m, tranquillo, per il tuo bestione bianco puoi anche andare su un modello da 5 m. L'apertura laterale del mio è di 2 m, mentre sui modelli più lunghi arriva fino a 2,50 m. I due bracci sono molto robusti e assicurano una perfetta tensione del tessuto della veranda e aumentano la resistenza al vento. Ha un pratico sistema a chiusura rapida per facilitare il posizionamento e la regolazione delle gambe di supporto. Impostando l'angolazione desiderata è possibile aprire e chiudere la veranda anche quando il portellone scorrevole del furgone è aperto. Il profilo anteriore dispone di un sistema di drenaggio per eliminare acqua e rifiuti e ne facilita la pulizia. Beh, tanta roba questo tendalino. Abbiamo cominciato a utilizzarlo nei giorni scorsi e fa veramente piacere, magari durante una giornata di quelle molto soleggiate, di avere un pochino più d'ombra sotto cui ripararsi. Mi ricordo il Marocco, figurati, utilizzavamo l'ombra del furgone stesso in modo da non patire troppo il caldo. Il tendalino chiaramente è dotato di braccettino per aprire e chiudere, insieme a due supporti che ho messo nella parte esterna della cucina. Adesso ti faccio vedere come si apre in 2 minuti. Molto bello. Poi mettiamo le due sedie sotto. Tra l'altro ho fatto installare anche delle prese accendisigaro proprio sulla parte esterna della cucina. In modo che, se vogliamo, tranquillamente mettiamo fuori il nostro tavolino portatile e possiamo lavorare con il computer sotto al tendalino, all'ombra e al fresco. Tanta roba. Quindi, se vuoi comprare il camper, un furgone camperizzato e poi spendere il tuo weekend o le tue vacanze in campeggio o in un'area sosta vicino ad altri camper, fallo, perché se è così che ti fa star bene, nessuno te lo vieta, nessuno qua a giudicare la tipologia di viaggio che uno vuole intraprendere. In descrizione ti voglio mettere il link del sito del campeggio e i loro social e anche la posizione Google, perché secondo me, a parte il fatto che è aperto tutto l'anno e mi hanno detto i ragazzi che d'inverno assolutamente escono fuori con delle promozioni molto interessanti sia per i camperisti sia per i bungalow. Infatti adesso mia moglie è all'interno di uno dei bungalow, che è dotato assolutamente di tutto. È un posto molto tranquillo, si sta veramente di un bene, ci si può rilassare. Quindi, come ti dicevo, hanno delle promozioni speciali per l'inverno. È aperto tutto l'anno, c'è anche un ristorante molto molto buono con la cucina tipica. Quindi, se ti trovi a gironzolare da queste parti col tuo bestione bianco, ti metto il link in descrizione con anche le coordinate GPS. Io ci farei un salto, perché è veramente un bel posticino tranquillo per passare un po' di tempo in relax in mezzo alla natura.
Spero che questo video ti sia piaciuto. Io vado a finire di preparare le ultime due cusine prima del salmone di Parma. Ci vediamo lì, però questo video verrà dopo, quindi ci siamo già visti lì. E niente, mi godo un po' la bella giornata qui al campeggio La Martina. Se il video ti è piaciuto, andiamo di qua, metti un bel pollicione su. Se invece non ti è piaciuto, fai finta che non mi conosci. Ciao bello.